viaggio su tutta la città per rispiegare ancora di nuovo e di più la raccolta differenziata. E in questa occasione in cui andremo a ripetere la campagna di comunicazione, ringrazieremo per un'altra volta i cittadini, tutti quei cittadini bravi che si stanno impegnando. Io non so se avete letto l'ultimo numero di Fabriano oggi. È un giornale edito dall'amministrazione pubblica dove su questo giornale tutti gli assessori scrivono che cosa hanno fatto e che cosa hanno intenzione di fare. Io ho usato quella pagina, se qualcuno di voi l'ha vista gli è rimasta impressa perché c'era la foto di un camioncino quasi coperto di spazzatura, per invitare i cittadini a rispettare l'ambiente e a fare della raccolta differenziata uno stile di vita. Così come ho chiesto a tutti i cittadini di Fabriano di evitare di abbandonare i rifiuti cosiddetti ingombranti. Qui mi consentite di spenderci due parole in più. C'è un servizio a Fabriano che si chiama Gli ingombranti sono banditi. Il servizio è gratuito, viene fatto a chiamata. La chiamata, anche questa è gratis perché c'è un numero verde, quindi i cittadini non pagano nemmeno la telefonata. Ancora Ambiente, che è la nostra società di gestione, viene a casa e vi porta via la vecchia stufa, il frigorifero che non funziona più, il materasso rovinato. Nonostante questo, se voi andate in giro per la nostra città, e ripeto, su un territorio vastissimo, che è quello del comune di Fabriano, voi trovate rifiuti abbandonati in ogni angolo. Questo è deturpare l'ambiente, questo è far sì che la città sia più sporca, e una città più sporca è più brutta, una città più brutta ci si vive peggio, una città dove si vive peggio c'è meno felicità. Quindi io ritengo che noi su questo dobbiamo far capire che è gratis persino la telefonata. Allora, cari cittadini fabianesi, cari studenti del liceo Francesco Stelluti, io lo chiedo anche a voi, fatevi latori di questa notizia. È gratis, perché rischiare di prendere una multa? Perché su questo saremo inflessibili. Su questo abbiamo messo multe da 50 a 500 euro. Io sono per fare, se trovo qualcuno, le multe da 500 euro. Da 500 euro. Allora, siccome non dovete né portarveli a spalla, né rischiare di andare a prendere la multa, né andare in giro di notte, perché non utilizziamo questo servizio? Questo servizio, ripeto, è gratuito e fa sì che la città è più bella, più pulita e tutte le cose che ho detto prima. Ecco, quindi questo è importantissimo quando parlo di sensibilizzazione ed ecco perché io ritengo che tutte queste iniziative che anche voi state facendo sono determinanti per il futuro. Bene, allora nel centro storico si vedono spesso cassonetti stracolmi di immondizia e dato che la raccolta differenziata è stata istituita anche per contrastare questo fenomeno, perché non è cambiato quasi nulla? E poi è d'accordo con questa affermazione? D'accordo proprio no, perché un po' è cambiato, qualcosa di meglio c'è. Voi pensate per esempio al discorso delle deiezioni canine. Abbiamo avuto una grande difficoltà. Io tutte le mattine ricevevo minimo 10-15 mail di cittadini che si lamentavano di questa cosa. Abbiamo fatto in collaborazione, proprio per l'esiguità dei soldi a disposizione, con lo sponsor abbiamo messo dei cassonetti, anche credo carini a mio avviso, con il simbolo del canetto, con la paletta tra i denti, e abbiamo invitato anche qui tutti i cittadini a uscire muniti di sacchetto. Il sacchetto è stato dato gratuitamente al comune con la collaborazione, e lo dico perché è il nostro sponsor, quindi posso citarlo, il negozio, l'Isola dei Tesori che ci ha regalato i sacchetti. Chiediamo a tutti i cittadini di collaborare, di portarsi dietro il sacchetto, che è gratuito, di utilizzarlo nel momento che il proprio animale fa queste deiezioni, e anche questo è un modo per tenere più pulita la città. Perché il centro storico? L'ho detto prima, il centro storico è più difficile da gestire per la sua conformazione geografica, eccetera. Questa idea che stiamo predisponendo di pensare a questo
questo camion che si chiama Igenio, credo che risolverà, perché sarà un modo nuovo di fare raccolta. Devo anche dire che se non ci fosse un aumento troppo alto dei costi, avevamo addirittura pensato, stavamo pensando di restituire il vecchio scopino che passava con la trombetta e faceva la raccolta dei rifiuti. Ci stiamo studiando, non è proprio come è stato detto, che ancora è tutto così, è un po' migliorato ma è ancora troppo poco, vogliamo fare di più. Grazie. Il Corriere della Sera del 26 ottobre 2010 ha riportato nell'intervista al sindaco di Salerno Vincenzo Luca, secondo il quale nel suo comune è stato costruito un impianto di compostaggio per lo smaltimento dei rifiuti. Chi si reca direttamente a tale impianto ha la possibilità di accumulare dei punti e di avere uno sconto fino al 35% sulla bolletta e la nettezza urbana. Assessore, con sincerità, tale progetto per la nostra città ha una possibilità di essere realizzato o è solo un sogno? È impossibile realizzarlo perché Salerno ha l'impianto di compostaggio, Fabriano non ha l'impianto di compostaggio, noi l'impianto di compostaggio, che è anche di proprietà del Comune di Fabriano, è a è a Corinaldo. E quindi chiedere ai cittadini di portare i loro rifiuti a Corinaldo, capite che è una cosa pressoché impossibile. Stavamo prevedendo all'inizio di questa avventura una serie di agevolazioni per chi collaborava con noi anche in termini finanziari. Poi abbiamo visto che in alcune città dove si faceva, per esempio, la raccolta del vetro e il comune dava un incentivo economico, e poi in questo momento di crisi in maniera particolare, la gente andava a cercare il vetro anche nelle altre città. E quindi noi rischiavamo di essere i collettori dei rifiuti anche di altri, semplicemente per guadagnare. Quindi abbiamo deciso di togliere questo. L'unico incentivo che c'è a Fabriano su chi porta un determinato tipo di rifiuto è l'iniziativa che noi abbiamo fatto in collaborazione, e anche qui lo cito lo sponsor, perché lo sponsor è importante per la nostra amministrazione, l'abbiamo fatto con la COP. La COP ha fornito la possibilità a chi utilizza e riporta l'olio esausto e quindi non lo versa nei lavandini, e quindi dai lavandini finisce nei fiumi, uno sconto sull'accumulo di punti, e dopo un tot numero di punti hanno dei sconti sui prodotti COP. Questo ci ha portato ad essere il secondo comune, so questo dato perché proprio l'altro, non ce l'ho ancora ufficiale, ma me l'ha dato il direttore regionale della COP che ci siamo incontrati pochi giorni fa, ha portato il comune di Fabriano ad essere il secondo nella provincia d'Ancona come raccolta di oli esausti. Voi andate alla COP, vi fate dare gratuitamente un contenitore di 4 litri, lo utilizzate ogni qualvolta c'è una frittura e cera, ci mettete l'olio, riportate questo contenitore pieno alla COP, la COP lo ritira e vi dà dei punti. Credo che sia un'altra delle esperienze positive di questo territorio, e questa è una delle cose di cui credo che abbiamo fatto gli incentivi economici di cui voi mi parlate. Molta gente continua a utilizzare i sacchetti di plastica per i rifiuti organici, nonostante ciò non sia più possibile. D'altra parte, gli attuali sacchetti di carta distribuiti dall'amministrazione comunale non risultano del tutto adeguati, perché soggetti a rompersi. Come pensate di intervenire al riguardo? E che lei sappia, tra le situazioni, ne comporterà un aggravio dei costi? Sacchetti che fino adesso utilizziamo noi, così come tutti i comuni serviti da Ancona Ambiente, sono dei sacchetti di Mater B. Da subito erano nate polemiche dicendo che erano troppo. Sto vedendo che i cittadini, mano a mano che si stanno abituando, invece queste critiche sono scemate. Perché questo? Perché anche queste erano fatte con una logica, quello di imparare a mettere
meno rifiuti possibili e a utilizzare il meno possibile per l'inorganico in questi sacchetti che, se bagnati, si rompono. Quindi era un modo anche di educare i cittadini a, fare in maniera diversa la raccolta differenziata. Attualmente si trovano a disposizione allo sportello che abbiamo aperto al mercato coperto in Piazza Bassa, il CIR33, stiamo pensando anche qui di fare un accordo con i supermercati in modo di chiudere quello sportello, risparmiare quindi i soldi della gestione e farli distribuire dai supermercati. Siamo giunti al termine di questa intervista. Assessore, vuole aggiungere qualcosa? Sì, farvi ancora una volta i complimenti intanto per l'ottima iniziativa. Complimenti perché credo che questo sia un modo nuovo di fare lezione e parlare di temi importanti. E complimenti perché si inserisce in quella campagna di informazione e di sensibilizzazione che noi chiedevamo. Ripeto ancora una volta, conservare il futuro è una partita che si gioca adesso, ma è anche il miglior modo per vivere il presente. Quindi insieme impegniamoci, faremo, come ho detto, grandi cose e il successo sarà di tutti noi, sarà per una città migliore, per una città più bella. Bene, noi siamo giunti al termine. E da TG Verde un saluto da Andrea Rossi e da Vanessa Pecci. Arrivederci. Arrivederci.